Salve amici del blog Libri Opinioni, sono sempre io, la vostra Luigia, books blogger. Vi comunico che attivo sul mio blog, che è sempre qui sulla mia testa, www.libriopinioni.com, una nuova recensione. Il libro che ho recensito è questo, Antonia Calabrese, 30 notti all'alba. È un'edizione Amazon, la si può trovare in formato cartaceo, ma anche in formato digitale. Come mi ha comunicato l'autrice Antonia Calabrese, il genere letterario in cui rientra questo romanzo è il New Italian Epic. Ma di cosa tratta questo libro? Scopriamolo insieme. Tlekla, 22enne intelligente e attraente, ma anche pudica, dopo un incidente soffre di vertigini e improvvisi episodi di cecità. Nonostante sia perfettamente sana, trascorre le sue giornate tra sedute di psicanalisi e una vita insoddisfacente, angosciata dall'ossessione di Berto nei suoi confronti. Per decisione familiare dovrebbe sposarlo. Lei rifiuta, si sente vittima di una coercizione inaccettabile, costretta ad astenersi dal lavoro di restauratrice che adora, è sostenuta dalla sorellastra Vanessa, ma non capita dal padre che pretende obbedienza. La storia si svolge principalmente tra Siracusa e Matera, l'ambientazione è l'Italia negli anni 40 del 2000, in un contesto dove le distanze sono accorciate dal progresso tecnologico, ma il ruolo della donna rimane accessorio rispetto al sistema. Secondo radicati stereotipi, non può sfuggire al suo compito, procreare, tema importante a causa del forte calo demografico. Inoltre, l'orientamento asessuale è sempre più diffuso e fortemente osteggiato per chiare implicazioni sociali. Benché realtà emotiva di pari valore nelle questioni di identità di genere, non è oggetto di discussione, mentre metto in luce differenze di sensibilità tra i singoli e la società. Quando il diritto alla propria diversità è considerato di secondaria importanza rispetto alle aspettative della comunità, la normalità, il diverso diventa un caso patologico. Tecla nell'emblema, trattata ora da malata, ora da simulatrice, non per i disturbi di cui soffre, ma per la sua indole emotiva, soffocata dall'ottusità dei parenti, dallo stalking e dei pregiudizi. Avrà modo di sperimentare che viviamo in due dimensioni diverse, quello che siamo e quello che avremmo potuto essere. Sul mio blog www.libreopinioni.com troverete la mia recensione a questo testo, a questo romanzo di Anna Calabrese, la trama che vi ho appena letto e anche i cenni sulla vita dell'autrice, anche dei link per poterla contattare. Grazie e auguro a tutti voi buone letture. Baci baci dalla vostra Luigia Books Blogger.